Sorella acqua, bene comune. Sorella acqua, la dobbiamo amare in ogni caso, perché diciamo, è il nostro elemento da cui proviene la vita, da cui proveniamo noi. Ovvio, costituisce a volte una minaccia, costituisce una risorsa. Questa per noi, questa situazione, è per noi una risorsa, un ambiente naturale di particolare fascino che il Comune di Parrano e le comunità locali hanno inteso, diciamo, valorizzare attraverso il progetto del parco termale e in questo caso attraverso questo progetto di promozione che è finanziato dal PSR dell'Umbria e che ci ha consentito di realizzare una serie di iniziative. Iniziative che vogliono partire dall'acqua per parlare anche di altro, per parlare di poesia, per parlare di beni archeologici. Ieri abbiamo avuto un'importante conferenza della dottoressa De Angelis che ci ha appunto narrato le vicende di questo antichissimo santuario dell'età del bronzo, ma anche per ascoltare buona musica, per degustare i prodotti tipici. È un'occasione per visitare questi luoghi un po' marginali rispetto, diciamo, alle grandi vie di comunicazione, rispetto ai grandi nomi più affermati dell'Umbria, ma non per questo non meritevoli di attenzione. Siamo pochi, siamo piccoli, però cerchiamo di dare, diciamo, il nostro contributo all'Umbria e all'Orvietano. Noi ci mettiamo, diciamo, l'acqua, ci mettiamo la nostra risorsa termale, ci mettiamo, diciamo, anche molta volontà e grande attività di volontariato e è, diciamo così, pensiamo che questo sia la cosa che ci caratterizza. Finisce questo sabato il primo ciclo di appuntamenti, il prossimo inizierà venerdì e in parte realizzato al Parco Termale di Parrano, in parte realizzato alla piazza di Porta Ripa nel centro storico di Parrano. Prossimo fine settimana, 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, sempre con musica, sempre con iniziative di natura culturale e con degustazioni. Tutte le iniziative sono gratuite e speriamo appunto di avere molti amici fra di noi per dare un contributo così alla conoscenza di questi posti che per noi sono, diciamo così, molto belli e che vogliamo mettere a disposizione di questa nostra regione e del nostro comprensorio.